Allora, il conto alla rovescia è iniziato. Voi che sentore avete? A che punto siete? Ma noi non è che stiamo lì a rincorrere i sondaggi, a guardare a che punto siamo. A noi interessa fare informazione e fare un'informazione partecipata. Ci interessa che i cittadini capiscano l'importanza di documentarsi, di raccogliere le corrette informazioni su quello che è stato fatto, soprattutto dalle amministrazioni precedenti. E che quindi capiscano che per andare a votare è utile anche conoscere il passato e quello che è già stato fatto. Quindi la rete è la miglior risposta che si possa ottenere dai cittadini. Quindi raccolgano le informazioni e facciano politica attiva partecipando. Ecco, allora, proprio la politica attiva, poi passiamo ai contenuti, è stato un po' quello che vi ha distinto dagli altri, il fatto che anche voi abbiate fatto le vostre primarie. C'è però qualcuno che vi critica e dice che la scrematura sia stata un po' imposta. Cosa rispondete? Imposto da noi fa sorridere, perché voglio dire, io sono stata eletta, ma io, come tutti quelli che hanno votato, potevano essere candidati. Non c'erano 5 dirigenti di partito che si sono offerti candidati e che bisognava scegliere tra quei 5. Tutti potevano essere candidati e tutti hanno votato. Quindi l'imposizione da noi è veramente una... ci fa sorridere, perché è evidente che è solo uno slogan elettorale. Da noi la partecipazione è vera. Lei perché è stata eletta? Ma io immagino che per il fatto di essere rappresentativa proprio dell'idea del Movimento 5 Stelle, quindi del rimanere comunque con i piedi per terra, rimanere umile, di continuare a lavorare per il gruppo e non per il singolo, di non voler apparire, quindi come dire, portare avanti le stesse posizioni che abbiamo sempre portato avanti in tanti anni. Chiunque di noi ha lavorato nei vari comitati, associazioni, a fianco dei cittadini, ha portato avanti delle lotte. E quindi, come dire, ho costruito una reputazione che ripaga in questo senso, però con un occhio di riguardo. La reputazione è il nostro forte, perché non siamo tesserati, al tempo stesso te la si può giocare anche in un attimo, quindi bisogna sempre rimanere molto allerta e portare avanti sempre davvero lo spirito del gruppo. Ecco, appunto, la reputazione va confermata poi nei fatti. Se lei dovesse diventare presidente, la prima cosa che farebbe qual è? Beh, non ho dubbi sul fatto di iniziare a lavorare su noi stessi e quindi riduzione del nostro stipendio, come già sottoscritto, il nostro stipendio è stato ridotto a un quarto, ripeto, a un quarto, rispetto a quello dell'attuale consigliere regionale. Niente rimborsi pubblici e quindi lavorare, dare l'esempio proprio in prima persona su noi consiglieri regionali e quindi dare un senso alla politica, restituire una credibilità alla politica che è stata persa. Poi c'è tutto un programma da realizzare. Ma se non si parte da noi stessi è difficile chiedere ai cittadini un sacrificio e poi andare lì a guadagnare 10.000 euro al mese. Allora, tanti si sono sempre soffermati su questa vostra volontà ed è stata quella che probabilmente è stata anche più vincente. Si è parlato di restituzione anche totale, lei adesso ha detto chiaramente di una diminuzione. È sufficiente secondo lei come segnale? Beh, è un primo segnale. Noi quello che dicevamo l'abbiamo sempre fatto. Quindi in questo c'è una coerenza assoluta. Tutti i nostri consiglieri presenti in tutte le altre istituzioni hanno sempre fatto quello che dicevano. E quindi questo è un segnale fortissimo rispetto a chi invece in campagna elettorale fa delle promesse elettorali che poi non può portare avanti, anche perché, come dire, ha le mani legate con altri partiti che la pensano diversamente e quindi non possono portare avanti nemmeno il programma elettorale. Noi non siamo apparentati con nessuno e non andremo mai con nessuno. Quindi l'apparentamento per noi è assolutamente escluso. E questo ci consente di avere le mani libere per realizzare il programma. Ecco, c'è un personaggio importante, specie in Lombardia, che sta facendo delle dichiarazioni altrettanto importanti e può, da questo punto di vista, competere con voi per quanto riguarda, per esempio, le tasse. Maroni dice che il 75% deve rimanere sul territorio. Voi siete d'accordo? Ma guarda, anche questo capisce che sono solo degli slogan elettorali che fanno sorridere, se non fosse che la situazione della Lombardia è grave. Allora, la Lega e il PDL hanno governato per 20 anni in Lombardia e di questo non si capisce perché non si siano mai fatti portatori prima, durante il loro ventennio. Farlo oggi è ridicolo, perché l'esempio che invece hanno portato avanti PDL e Lega è stato quello di rubare. E quindi ci sono 62 indagati, consiglieri regionali indagati. Quindi magari più che fare promesse elettorali di slogan di questi 2 mesi di campagna elettorale, sarebbe utile andare a vedere quello che hanno fatto precedentemente in 20 anni, non in 2 mesi, in 20 anni. Quindi ragioniamo sulla credibilità delle persone.
Certo. E a proposito di questo, visto che lei ha parlato di slogan, spesso vi è stata rivolta la critica rispetto al fatto che voi cavalcaste un po' l'onda del populismo. Come rispondete? Allora, andate a vedere cosa vuol dire populismo. Se significa dare voce al popolo, allora dateci pure dei populisti, perché noi continueremo a essere dei portavoce, a utilizzare tutti quegli strumenti informatici come Liquid, come Meetup, per dare voce al popolo e portare avanti le loro istanze. Se andare contro le casse, andare contro i privilegi, andare contro la riduzione, contro i furti dei consiglieri regionali, eccetera, e fare populismo, ben venga fare i populisti. Io ho finito.